Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, come ogni fine del mese, sono qui per farvi i preferiti del mese. Questi saranno i preferiti di luglio, che è stato un mese veramente stranissimo, perché da una parte mi sembra sia durato tantissimo, perché ho fatto mille robe. È stato il mio compleanno, sono partita per Ibiza, Valencia, poi sono tornata, sono ripartita, c'è stato il concerto, cioè un sacco di robe. Mentre dall'altra parte mi sembra sia passato troppo in fretta, quindi questo mese è un mix di sensazioni. A parte questo, io non mi perderei troppo in chiacchiere, anche perché come sempre ho un bel po' di cosine da farvi vedere. E prima di iniziare vi ricordo che tutti i link dei prodotti che vi mostro nel video li trovate sotto nell'info box. Bene, bando alle chiacchiere, iniziamo. Parto come sempre dalla prima categoria, che sono i film barra le serie tv del mese. Vi dico già che questo mese non ho visto serie tv, ma ho visto ben 3 film. E vado in ordine cronologico. Il primo che ho visto è stato un film che ho visto in spagnolo, perché l'abbiamo visto io e Charlotte in un cinema di Valencia quando eravamo appunto in Spagna, quindi chiaramente era tutto in spagnolo. Tra tutti i film che c'erano abbiamo deciso di scegliere questo qui, che era quello che ci ispirava un attimino un po' di più, che si chiama El Maestro Jardinero in spagnolo, che in inglese e poi anche in italiano viene tradotto come Master Gardener, una roba del genere. Adesso ragazzi, io non mi soffermerò nemmeno troppo a raccontarvi di questo film, perché penso sia uno dei film più brutti che abbia mai visto in tutta la mia vita. Film che in realtà era partito molto bene, la trama ci sembrava abbastanza coinvolgente, anche perché appunto è un thriller, quindi insomma teoricamente dovrebbe prenderti. E fino a una certa, per quanto andasse lento, ci aveva anche preso, no? Perché volevamo capire come si sviluppasse poi la questione. Peccato che la questione si sia sviluppata molto molto male, cioè secondo me poi tutto lo sviluppo dopo non ha proprio senso, cioè tu finisci il film che dici, cioè, e quindi qual è il senso di questo film? Quindi no, assolutamente bocciato, proprio no, assolutamente no. Il secondo film che ho visto, che ho visto tra l'altro un giorno che stavo vloggando, infatti ve ne avevo parlato brevemente, si chiama Il primo giorno della mia vita. È un film italiano che è uscito, se non sbaglio, nel 2023 o comunque 2022, molto fresco. E questo invece mi è piaciuto molto di più. Per quanto io non sia particolarmente fan dei film italiani, devo dire che è assolutamente un bel film che tratta tematiche importanti. Inoltre è tutto uno sviluppo che appunto fino a una determinata parte del film non capite molto bene cosa sta succedendo, quindi insomma vi tiene incollati allo schermo. È un bel film, mi è piaciuto, non tra i miei preferiti, però lo riguarderei volentieri. Forse leggermente un po' lento, nel senso che a una certa volevo che i ritmi aumentassero, però quello poi va a gusto personale, quindi questo ve lo consiglio assolutamente. Terzo e ultimo film che ho visto è stato il film di cui tutti in questo mese hanno parlato, che tutti hanno visto. Infatti vi ho anche chiesto su Instagram che cosa ne pensavate. E sto parlando chiaramente di Barbie. Allora ragazzi, io metto le mani avanti e vi dico che sono andata al cinema puramente per togliermi lo sfizio, per pura curiosità. Non sono una tipa da Barbie e soprattutto non è il mio genere di film, quindi non avevo chissà quali aspettative. Anzi, sono partita abbastanza prevenuta. In realtà vi devo dire che a me è piaciuto, nel senso che ho provato a immaginare come avrebbero potuto svilupparlo, rimanendo appunto sempre nel contesto Barbie, e onestamente non mi sono venute tante altre idee rispetto a quella che poi hanno messo in atto. Cioè secondo me era un film molto limitato, anche perché se tu dici vado a guardare Barbie ti aspetti che in Barbie ci siano determinate cose che gli autori sono stati bravi a mantenere, aggiungendo però quel pizzico di attualità che onestamente a me è piaciuto un sacco. Chiaro, non è il film della vita, cioè non è il film che magari entra nei top 3 film più belli mai visti, però è un film che è durato 2 ore, 1 ora e mezza, una roba del genere, che onestamente a me è volata, mi è piaciuto, mi ha intrattenuto e mi ha divertito, quindi secondo me ha fatto quello che doveva fare, cioè il suo dovere l'ha fatto, quindi io ve lo promuovo. Accessorio preferito del mese è mia baby, assolutamente lei ragazzi. Se avete visto il video del mio compleanno sapete che tra i vari regali che mi sono stati fatti c'è stata anche questa bellissima bimba qua, che è una borsettina di jeans che mi piace un sacco.
Tra l'altro ce l'ho anche abbinata alle scarpe e vi giuro ragazzi che l'ho indossata tantissimo, soprattutto in vacanza l'ho messa, rimessa, rimessa, anche perché è comoda. Soprattutto le tasche qui esterne sono di una comodità unica e sola. In più è spaziosa, ci sta tutto quello che ci deve stare e si abbina praticamente con qualunque outfit, anche perché va a spezzare molto, quindi non lo so, sono riuscita ad abbinarla molto molto spesso e niente. Quindi lei è assolutamente stata l'accessorio di questo mese. Prodotti make up del mese. Allora, i primi due prodotti che vi faccio vedere, che ve li faccio vedere insieme perché li indosso sempre insieme, sono loro due, che è una combo labbra. E abbiamo la matita di Charlotte Tilbury nella colorazione Foxy Brown. Matita pazzesca, ragazzi. Costa un pochettino come tutti i prodotti di Charlotte Tilbury, ma vale ogni centesimo che spendete. E l'altro prodotto con cui appunto abbino sempre la matita è questa qui, che è una soft matte lip cream di NYX nella colorazione London, che ho da tantissimo tempo, forse anche troppo tempo, infatti dovrei buttarla e comprarne un'altra, che non usavo da un po' ed effettivamente mi ero dimenticata quanto fosse bella, anche perché è chiara, tende al marroncino ma non è né troppo fredda né troppo calda, forse è ancora un pelino troppo rosata per i miei gusti, però abbinata alla matita in realtà va super bene. Tra l'altro è la combo che indosso anche oggi, solo che oggi poi ho messo sopra il gloss, quindi un po' si è coperta, però insomma è la combo che più ho utilizzato questo mese. Il secondo prodotto che vi faccio vedere è un prodotto di cui vi ho già parlato appunto anche qui in un vlog, ed è questo fondo di Wycon. Ve lo consiglio perché? Perché oltre a essere molto performante sulla mia pelle, perché a me dura tutto il giorno, dà un bellissimo effetto, non mi unge, anzi rimane luminoso ma senza quell'effetto oliato bruttissimo. Oltre ad avere SPF 20 all'interno, che sapete in estate essere importantissimo, costa 10 euro perché è tipo in sconto appunto su Wycon o comunque nei negozi, e quindi con 10 euro vi portate a casa un fondotinta che per me veramente sta una super scoperta. Io personalmente ho la colorazione 10 Toffee, che adesso è diventata un po' troppo scuretta perché ho già perso un po' di colore, di abbronzatura infatti non va bene, dovrò recuperare, però insomma ci sono tantissimi colori, quindi super super consigliato. Prodotti skincare. Allora ragazzi, questo mese vi devo dire la verità, sarà che sono stata praticamente tantissimo tempo fuori casa, non ho dedicato troppo tempo alla skincare, infatti molto molto male, però uno dei prodotti che più ho utilizzato quando sono stata a casa è stato questo qui, che è uno scrub per il viso di Wishful, che se non sbaglio è la linea skincare di Huda. In realtà è lo stesso identico scrub, solo in due formati diversi, e si chiama Yo Glow Enzyme Scrub, quindi è uno scrub molto delicato, quasi impercettibile sulla pelle, però va a donare un effetto glow alla pelle stupendo. Io forse preferisco gli scrub un po' più potenti, anche perché lo scrub non è una di quelle cose che faccio molto spesso, quindi quando lo faccio voglio che sia, non dico aggressivo, però insomma che si senta, mentre questo qui è molto più delicato, quindi l'ho fatto più spesso rispetto al solito. Con più spesso intendo 2 volte, 3 volte a settimana, però mi piace veramente veramente tanto, appunto proprio perché lascia questo effetto bellissimo sulla pelle. E nulla, so che non costa pochissimo, io questi qui non li ho mai comprati, me li sono diciamo ritrovata a casa, o perché li ho trovati nel calendario dell'avvento, oppure perché avevo comprato altro e mi è andato questi qui come regalo, però secondo me ne valgono la pena. Prodotto d'abbigliamento del mese. Allora ragazzi, in realtà questo mese non ho indossato cose particolari, non sono stata in fissa con nulla. L'unica cosa che effettivamente ho ritirato fuori dal mio armadio e che ho messo più degli altri mesi sono state loro, che sono le Converse platform basse. Io queste scarpe le ho da un pochettino, secondo me un annetto e mezzo più o meno, non mi ricordo, e diciamo che tra tutte le scarpe che ho sono quelle che forse utilizzo un pochettino meno, perché le Converse non sono proprio il mio genere, però questo mese le ho utilizzate un sacco, più che altro perché avendo il platform e indossando pantaloni che mi stanno lunghi, con queste qui evito di pulire la strada quando cammino, quindi le ho ritirate fuori con questa scusa, ma in realtà poi ho continuato a metterle perché effettivamente addosso mi piacciono un sacco. Tra l'altro si abbinano molto facilmente
facilmente a tantissimi outfit, anche perché sono bianche e nere, quindi molto easy. Mi espongo e vi dico che potrei comprarle presto in altri colori perché mi piacciono proprio. Poi se siete nanette come me sono perfette perché vanno un po' a alzarvi, che non fa mai male. Passiamo alla penultima categoria, ovvero le unghiette del mese. Non guardatele adesso perché devo andarle assolutamente a rifare, sono quasi passate 4 settimane, quindi direi che è il momento. Però sono state coloro che mi hanno accompagnata per tutto luglio e sono appunto le unghiette con il French bianco, quindi super super semplici, molto molto nel mio stile. In più le ho fatte a mandorla, che secondo me col French stanno ancora meglio, e nulla, le ho veramente amate. Ultima categoria ragazzi, è l'acquisto del mese. Mi viene da ridere perché il prodotto che vi sto per far vedere è esilarante, perché ciò che ho da mostrarvi è un deodorante. Allora, a parte che mi sento mia zia a farvi vedere queste cose, ma va bene, si vede evidentemente che ho fatto 20 anni. Perché vi sto facendo vedere un deodorante? Allora, io non ho mai avuto un deodorante fisso, nel senso che a me bastava fosse spray, poi qualunque deodorante di un po' tutte le marche più conosciute andava bene. Ho sempre sentito parlare di questo deodorante della Dove alla pera e non sono mai riuscita a trovarlo al supermercato. L'ho trovato all'Esselunga, l'ho pagato qualcosa come 5 euro, infatti quando sono arrivata in cassa mi stava per venire un infarto, però ho detto vabbè, è la versione grande quindi ci può stare, e alla fine l'ho preso. Devo dire ragazzi che mi sono trovata benissimissimissimo, soprattutto perché ho visto che lo metto la mattina, faccio zac 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 zac, e poi fino alla sera, cioè, sono profumata come una rosa, mentre con gli altri magari si duravano, però che ne so, dopo 10-12 ore che era lavoro, cioè dovevo riapplicarlo, mentre con lui posso stare serena. Anche in palestra vi dico, se magari non lo applico subito prima dell'allenamento, ma magari l'ho applicato 5-6 ore prima, non mi preoccupo perché so di essere sana e salva. Quindi effettivamente ve lo promuovo anch'io e sicuramente lo ricomprerò. Bene ragazzi, direi che il video dopo questa perla di deodorante può concludersi qua. Io spero come sempre che vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Se vi va seguitemi sui miei vari social che vi lascio qui, ovvero Instagram, TikTok, Vinted e YouTube. E noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.